Guardi, io credo che le posizioni politiche di ogni libero cittadino siano più che legittime, anche se ovviamente ho altrettanta legittimità a non condividerle. Altra cosa, se si utilizza una professione svolta per il servizio sanitario regionale per avvalorare queste tesi. E ciò ritengo sia scorretto e, come ho detto e ribadisco, mi ha deluso molto. Ognuno faccia legittimamente nel suo sentire civile quello che crede, ma non utilizzi la professione medica per farlo. Testimonianza del fatto è che gli organi di informazione, infatti, a questa presa di posizione personale politica, il nome per esempio di un istituto come quello del Burlo Garofalo, che deve rimanere assolutamente indipendente da dibattiti di questo tipo. Non a caso, proprio nella giornata di oggi, ho ricevuto diverse chiamate, messaggi di medici, colleghi di coloro che hanno scritto di solidarietà, e questi stessi medici ho chiesto di non intervenire perché non penso che all'interno del comparto sanitario ci possa essere uno svilimento portandolo nel dibattito politico. E io ho il mandato di migliaia di elettori del Friuli Venezia Giulia che sull'immigrazione hanno dato un segnale chiaro e di volontà democratica espressa. E questo segnale chiaro significa che noi combatteremo con tutte le forze la possibilità di favorire in modo diretto o indiretto i trafficanti di esseri umani, la malavita organizzata che ci guadagna dalla tratta di esseri umani e addirittura, come testimoniano approfondite inchieste, finanziano il terrorismo internazionale.